ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Verona. Allora, benvenuti a tutti alla prima puntata di Contemporanei Contemporanei, il podcast di Salmon che vi racconterà l'arte contemporanea su misura di Salmone. E siamo qui con Giorgio Fasol e con Elisa. E con Simone, che sarà questo introduce te. E, sì, siamo qui con Giorgio Fasol, e un po' per parlare di arte contemporanea a Verona, celeberremo collezionatore, e volevamo proprio chiedergli, partendo, come è nata questa passione per collezionare arte e qual è anche il tuo metodo. Buonasera a tutti. Allora, io penso di essere stato collezionista da sempre, perché fin da quando ero alle elementari, a scuola elementari, avevo una delle più belle collezioni di figurine dei calciatori. Dai calciatori sono passato ai giornali sportivi, dai giornali sportivi sono passato ai francobolli e dall'arte contemporanea sono arrivato, diciamo, qualche giorno dopo, e cioè il primo approccio che ho avuto è stato del tutto occasionale, perché è stato il giorno stesso che mi sono diplomato, qualche giorno fa, 1958, e sono andato nell'unica galleria di Verona per acquistarmi, che cosa? Un Morandi, non sapendo cosa è il valore e la validità della scelta. E quando sono stato dentro, la gallerista mi ha detto: però come scelta non male. Io non ce l'ho, ma nell'arco di un mese e mezzo ti procuro un bel Morandi. Intanto ti dico il prezzo: 1,5 milioni. Io allora mi sembravo di essere ricco, tra virgolette, perché avevo i miei risparmi di 365.000 lire, che erano pari allo stipendio di un impiegato di allora, di un anno. E l'ho salutata e ho detto arrivederci chissà quando. Dopo c'è stato un fatto, qualche anno dopo questo. Intanto prendevo delle riviste, qualche rivista così, ma niente di particolare. Se non che è capitato un fatto del tutto particolare, perché eravamo io e mia moglie, che allora eravamo ancora fidanzati, dentro in una galleria qui di Verona. E per vedere così, proprio come passatempo, una mostra. E una voce dietro, burbera, che ci dice: non dovete guardare le croste, ma solo le vere opere, avete capito? Ci guarda, mi voltiamo e non sapevamo neanche chi fosse, perché era la prima volta che lo vedevamo. Era un artista veronese, molto, uno dei più colti secondo me, anche con un occhio di riguardo, che aveva un occhio particolare per l'arte contemporanea. Era Renzo Sommaruga. Lui era un, diciamo, poliedrico, perché era pittore, era scultore, era poeta, era musicista, era anche stampatore di libri d'arte. E ci invita a casa sua, e aveva appena finito di stampare un libro con una poesia di Quasimodo, L'uomo del mio tempo, e con allegati 9 litografie. Le sfoglio, c'erano tutti gli artisti, tutti, alcuni artisti molto noti del tempo, e cioè degli anni 60. Cantatore, Gentilini, Saetti, Giro, Capogrossi. Caspitina, Capogrossi, va, che roba! Che era del tutto difforme da tutte le altre. E questo è stato il primo sintomo dell'arte, della vera arte contemporanea, per cui io sono diventato, mi è presa la passione per la scoperta. Per me è molto importante la scoperta, cioè il scoprire vuol dire in fondo
in fondo vuol dire vedere quell'invisibile nella pittura. E questo non lo dico io, ma lo dice un noto filosofo, e la scoperta per me è entusiasmante. Dopo vado, un altro fatto importante di basilare che ho vissuto è che insieme a Renzo Sommaruga andiamo, lo accompagno a Milano nello studio di Aimone. Era un pittore milanese, è tuttora, perché vive tuttora, è un pittore vero, milanese, e ci fa attendere un'ora prima di essere accolti. E viene fuori dallo studio perché stava finendo un quadro e senza dire buongiorno, buonasera, scusate dell'ora e che vi ho fatto attendere, eccetera, aveva in foglio, un foglio in mano di A4 bianco, e dice, sembrava impazzito, dicendo guardate cosa ho preso, guardate cosa ho preso, guardate cosa ho preso. Ed era un foglio bianco con un biro, un ovale, tre buchi e Fontana. Caspiti, ma che roba che fa questo? E da lì ho cominciato, allora mi sono preso i primi multipli di Fontana, e dopo ho conosciuto anche Alessandro Monzambani, che era un critico molto bravo, perché era assistente di Giuseppe Marchiori. Giuseppe Marchiori era il critico italiano forse più internazionale dell'epoca, e lui portava a Verona e soprattutto insieme a Enzo Ferrari, alla Galleria Enzo Ferrari, hanno fatto le prime mostre che io ho visto di arte contemporanea. Ma io volevo Fontana a tutti i costi, finché una galleria di Brescia, la Galleria Cattaneo di Brescia, nel 69, espone una mostra Fontana museale, perché aveva Tre fine di Dio, le Venezie, aveva delle anelline stupende, di bronzi, eccetera. E sommessamente chiedo il più piccolo quadro che era in mostra. Era bellissimo comunque. E mi dice 3 milioni. Bon. Altra botta, perché io e mia moglie, appena sposati, avevamo 1 milione, che era una cifra che sarebbe tre stipendi di impiegato, hai capito? 3 no, ma 2 sicuri, no. Comunque io voglio il Fontana, e gli dico, facciamo un contratto io e lei. Io le lascio il quadro, le lascio 1 milione e le porto qua, man mano che ho dei soldi, le porto finché saldo e lei mi dà il mio quadro. Lui accetta. Non vi dico quanto tempo ho messo per avere quel quadro, per essere tutto mio il quadro. Comunque lui, altra occasione, è stata questa, lui mi ha detto fai bene acquistare Fontana, perché Fontana è uno dei massimi artisti che abbiamo. Ma io ti faccio vedere un giovane artista che sarà altrettanto famoso. Va in magazzino, prende un rotolo, lo porta lì e lo srotola. È una tela bianca di più o meno 2 metri per 2 metri e 20, così, con delle S nere, delle frecce nere, Cunellis. E mi chiede 1 milione. Mia moglie, io l'avrei preso subito. Mia moglie mi dice, se lo prendi rimani fuori di casa. Eravamo appena sposati, ho rinunciato. Ma da lì è partita la storia della scoperta dei giovani, soprattutto, perché mi ha dato un input notevole, secondo me, questo signore. Ed è quello che la scoperta ti invita a scoprire sempre di più. Logicamente devi, per scoprire il meglio, devi essere aggiornato, perché la conoscenza è basilare per me, perché la conoscenza viene prima della botta in pancia o sullo stomaco. Certo. Perché questa intanto ti fa la prima selezione, la conoscenza. Dopo viene il colpo allo stomaco. Perché tenete presente una cosa,
Io dico che in Italia ci sono oltre 100.000 artisti, che si chiamano artisti. Di veri artisti credo che ce ne siano 250, non 250.000, 250. E di questi, conscio che di questi 250 ne rimangono nella storia, sì e no, 4 o 5 nel tempo, certo. Perché il tempo è il critico maggiore che abbiamo, cioè il più selettivo che abbiamo, quello che fa la selezione più brutale ma anche più, credo che sia anche più oggettiva e non soggettiva, non come posso farla io, come puoi farla tu, ma comunque questo ti... E lì ho cominciato con i giovani. Allora frequentavamo le gallerie di Milano, perché a Verona allora c'era solo una galleria che era Enzo Ferrari, che ha fatto delle mostre, ripeto, grazie anche ad Alessandro Monzambani, perché Alessandro Monzambani portava la conoscenza da fuori grazie a essere stato assistente di Marchiori. E lì ho cominciato la mia strada. Tenete presente che io e mia moglie prendevamo il sabato il treno all'1 e tornavamo alle 8 di sera, col treno delle 8 di sera. Andavate per gallerie? Andavamo per le gallerie, visitavamo dalle 6 alle 8 gallerie ogni sabato, pertanto o musei, perché conforme le mostre che noi ritenevamo valide, no? Perché il punto cruciale è anche lì la scelta. Di gallerie ce ne sono tante, ma bisogna sapere, è sempre questione di scelta, no? Certo. E il tempo dirà se la scelta è stata giusta o non giusta, se... ma certo. finora è andata bene. Il guaio è che è andata abbastanza bene. Questo è stato il guaio, perché questo ci ha privato, si può dire... Di tanti sabato. Di tanti sabato, ma non solo sabato, perché... ma di tutto quel tempo libero e... perché io ho preso i più, li ho presi senza soldi, i quadri, prima ancora di avere i soldi, il che per mia moglie era un supplizio, per me invece era tale l'aver scoperto, che poi non si sa, era un mio intuito, forse una mia fortuna, ma anche sfortuna allo stesso tempo, perché se non li avessi indovinati forse prendevo un'altra strada e avrei forse qualche soldino in più in banca e meno quadri, e meno opere. Questo è un po'. Quindi c'è una componente di conoscenza, una componente anche un po' di follia del momento, per cui devi scommettere su quello che proprio ti... Sì. Per esempio prima dicevi di questa tela bianca, le frecce. Ecco, insomma. Quella lì me la sono trovata alla Fondazione Prada, quando ho fatto la mostra antologica di Cunelli, se l'ha ben esposto. Ma c'è stata un'altra opera che... Allora, ho prestato due opere alla Reina Sofia di Madrid, di Lo Savio. E allora siamo andati, si hanno invitato, perché abbiamo imprestato, ci hanno invitato, sono andato a vederla. Dopo aver visto la mostra di Lo Savio abbiamo fatto un giro, logicamente, e lì mi trovo, bam, davanti, un'opera di Boetti che io avevo. Il punto per come ho fatto andare avanti? Ho fatto che le opere migliori sono state vendute, perché se no come, non ho la possibilità di fare il collezionista e avere anche il conto in nero sul conto corrente, cioè positivo sul conto corrente. Allora se volevo andare avanti dovevo privarmi delle opere, ma per me era molto più importante seguire i giovani, perché per me i giovani sono fonte di... nuove idee di scoperta, di entusiasmo che ti portano, che diversamente io ho preso una volta, siamo andati a sempre un sabato e nel 71
un sabato ho preso un tombli. Caspita, non un tombli. Sì, un tombli ho preso perché non, sempre lì. Sapevo il nome, ma non sapevo se, quanto, qual era l'opera giusta o non giusta. Comunque, quest'opera, io dopo un anno ho dovuto venderla a tutti i costi. Quell'opera è andata all'asta 3 anni fa, non vi dico quanto, perché a 2 milioni, tanto per... Ecco, per, ecco. Ma e un giorno una delle mie aspirazioni, chiamiamolo così, è raccogliere tutte le foto delle opere che ho venduto e fare una mostra. Quella sarebbe la mia, così, quanto pallino, bene, diciamo, perché verrebbe fuori, penso, una bella mostra. Quante fotografie sarebbero? Non so adesso quante fotografie, ma parecchie. Provo a pensare, dal 60, infatti, 65 che abbiamo cominciato così, 69, fino ai giorni nostri. Io un'opera, due all'anno io la devo vendere, se no. Ma il punto cruciale è, tutti mi dicono, ma non, te, non hai più, che so io, Tuombly. Sì, ma senza Tuombly non avrei fatto le altre tappe, no? Certo. E pertanto a me interessa fare tutto il giro, piuttosto che vincere la tappa anche di montagna, ma dopo ritirarmi. Certo. Perché mi... questa metafora... Ma, no, questo secondo me è che... Ma per me, è... per un altro, ognuno ha le proprie, no? Ma non solo, ognuno di noi ha le proprie aspirazioni, le proprie idee, i propri concetti, no? E secondo me questo è più entusiasmante a trovare il giovane, certo, che fa strada, che non fa avere il Tuombly, insomma, ripeto, per dire il Tuombly, ma anche quel Boetti lì, ho capito, bellissimo, l'andare in Sofia, è già per me la soddisfazione che averlo visto lì a Reina Sofia, no? Certo. Ma, sai, quindi il motore, prima di tutto, è la ricerca dei giovani. Alla fine è una forma di mecenatismo, anche, sì, di solidarietà, cioè dare fiducia, dare possibilità, sì, ai giovani artisti di emergere. Sì, loro mi danno anche tanta fiducia a me, capito? Perché se tu vuoi, direi che sono loro che mi danno più, no, di più di quello che io do, insomma. Questo, perché? Perché mi danno la vita, che non è poco, provo a pensare. Io sono in pensione ormai da 6 anni e ho dei colleghi più giovani di me che sono annoiati, ti vedi. Ma io dico, io ho 41 anni bis, capito? E gli altri sono più giovani e vabbè, però sono lì che sembrano davanti alla tomba, no? Invece i giovani, capito? Questo un po'. Certo. Ecco questo. Infatti, nell'introduzione anche... abbiamo capito che potremmo parlare per delle ore. Per delle ore, infatti, sì, sto quasi dimenticata che c'è tutta una cosa dietro. No, forse ho parlato troppo. No, assolutamente, anzi. E quindi i giovani, diciamo che sono un po' il fulcro di tutta, sì, questa avventura. Tanto vero che la prima grande mostra che mi hanno fatto è stata il Mart nel 2010, mm-hmm, e c'erano 75 giovani dai 25 ai 35 anni. Sono passati 10 anni e sono andato a vedermi, no, perché io guardo anche nel tempo, no? E caspitina, lì, ripeto, da quel punto di vista sono sfortunato perché uno solo è sparito su 75, però cosa è successo? L'anno scorso questo qua, che non riuscivo, non, siccome che io sono abbonato a 7 riviste di arte, perché leggo poco ma seguo i miei artisti, no? Perché vabbè, altri leggono, eccetera, sanno tutto, io non so niente, capito? No, ma è il fatto di verità, anche se tu mi dici, dai, accompagnami lì
a vedere la mostra Santa Marta, no? Che dopo parleremo un po', certo, di quella, perché sennò è la cosa più importante, no? Ma tu mi dici, spiegami l'opera, e io ti dico, l'unica spiegazione è che tu la guardi, capito? Che tu entri tu, no? Serve, è vero, abbiamo fatto le sinossili, no? Che quelle sono... insunto l'opera dell'artista, il significato dell'opera, no? Però io non so dirti e spiegarti come fanno certuni che sono bravissimi, no? Io li ammiro, no? Io ti dico, questa è, guardala, guardala. Io ho fortuna avuto di che mia moglie ha particolare che lei, io dico, tra questo e questo, quale sceglieresti? Questo, allora io prendo questo. Ah, quindi lei che fa le scelte in realtà? Devo prendere, perché sennò vediamo. No, lei ha un occhio più qualitativo. Okay. Io ti dico, questo è da prendere, capito? Perché ci sono tanti motivi. Tenete presente che il mondo dell'arte, io che... ho fatto di professione commercialista, pertanto conosco poco, ma il mondo finanziario, che sembra, no, il mondo più... Beh, il mondo dell'arte è molto, ma molto più difficile da introdursi, di capire come funziona, perché nel mondo dell'arte, anche negli altri, ma in questo, ci sono dei... le regole non scritte, o tu le sai e le applichi, se no sei fottuto. Certo. Ti individuano subito se sei all'altezza di essere in quel ramo lì o no, in quel campo lì. Certo. E quali sono queste regole non scritte? Sono un segreto? No, 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 ma non è... Tu le devi intuire, le devi viverlo, capito? Non, anche se io te le dico, no? Tu non ci credi, per esempio, le relazioni, per esempio. In una mostra, che ci sono 100 persone, tu devi ascoltare quei 4-5 giusti, capito? Perché da lì capisci, ti danno un indirizzo, no? E dopo è sempre la tua scelta che devi fare. Ma da lì... è una scuola in fondo, no? E io continuo ad andare a scuola, ancora adesso. La 41 bis. La 41 ancora. Bis. Che detta così, scuola. Tra l'altro. Esatto. La 41 bis. Allora. Ma prova. Vediamo quando anche tu compierai il 41 bis. 41 bis. Sì, sì, sì. Oddio, dai, manca ancora un po'. Beh, no. Meno male. Prova a pensare. No, no, infatti... tanta roba. Sì, tanto il cappello, veramente. Ieri io e Simone siamo andati a vedere la mostra, sì? A Santa, sì, Marta. Sì. Sì, sì, siamo andati. E come l'avete vista? Come l'avete trovata? Allora, l'abbiamo trovata molto stimolante, più che altro forse anche per il contesto della mostra in sé, nel senso che poi, insomma, penso di non sbagliare nel dire che è appositamente in un luogo popolato da giovani perché abbiano un'interazione, insomma, con le stesse opere d'arte. Poi io lo dico tranquillamente, non so assolutamente nulla di arte contemporanea e non però già appunto essere comunque in un contesto di Santa Marta che è bellissimo e vedere che c'è un palazzo che vive intorno alle opere ha un impatto che è, cioè, indicibile, quasi oltre a quello che puoi provare vedendo magari anche opere più conosciute, più famose, però in un contesto museale normale, insomma, o galleristico. Quindi, no, sì, è bello, penso, sì, che gli diano una sorta di vitalità diversa, il fatto che siano in un luogo che è frequentato e che è dedicato anche appunto allo studio e alla conoscenza. Allora, quando... vi racconto questo. Quando per me è stato un sogno lì fare la mostra, però tenete presente che per me il progetto non è la mostra, ma il progetto è mettere
gli studenti protagonisti. Allora, il progetto consiste in questo, che ogni opera ha il suo tutor. Infatti volevo anche chiedere perché... È interessante. Interessante come... Dopo purtroppo è capitato quello che è capitato e questo ha interrotto, anche se ci sono stati due fatti che vi racconto che sono stati molto ma molto positivi, che non pensavo che succedessero. Comunque il progetto iniziale, come accordo con l'università, era che ogni opera ha il suo tutor, che si faceva un convegno all'anno e tre talk all'anno e più le visite guidate, ma i protagonisti dovevano essere studenti. In che modo, per esempio? Se nel convegno ci sono cinque relatori, sul banco dei relatori dovevano essere anche cinque studenti che interloquivano con i relatori e con il pubblico. E questo per me era molto stimolante. Ecco. E anche le visite guidate sono fatte dagli studenti. E qua cosa è successo? È successo che c'è stata una stasi, un periodo, in dicembre così, e un gruppo di studenti si sono riuniti e hanno deciso di scegliere un'opera e fare un video, che è pubblicato, e i primi 10 video sono pubblicati sul sito dell'università. Ma altro fatto, e lo ritengo ancora più eclatante e positivo, è che un gruppo di docenti ha costituito una piattaforma chiamata Contemporanea e hanno fatto anche loro un video sul prendendo lo spunto dall'opera, di un'opera scelta, prescelta, no? E hanno fatto il video, tanto vero, se andate sul sito dell'Università di Verona.it Contemporanea vedete tutti questi video che... E per me questo è stata... Ma credo che sia solo l'inizio di tutto questo, perché credo che abbiamo fatto sì che qualcosa si muovesse. Tanto vero che ultimamente abbiamo fatto una visita, proprio 20 giorni fa, la visita di degli amici del Maxi di Roma. Sono venuti e poi lì si rimane entusiasti anche del luogo, no? Perché è un posto unico, se vogliamo. Sono venuti 25 diciamo collezionisti di varie parti sabato scorso, e il venerdì prossimo ci sarà invece la visita, sempre permettendo virus, la visita degli amici dei musei civici di Verona. Cioè questo muove fuori un po', no? E io credo che l'altro fatto positivo di Verona è stato l'inaugurazione del museo Casa Maffei. Sì. Una cosa incredibile fatta dal collezionista Luigi Carlon. Beh, altre possibilità, no? Ma però è encomiabile l'iniziativa, perché ha creato un museo che va dalle opere del 300 fino agli anni 60-70. C'è dentro anche un'opera di un giovane, insomma. Ma comunque, e credo, ma adesso ne dovrò parlare, perché io credo che si possa fare sinergia tra uno e l'altro, andando a visitare una mostra di quel genere lì, Palazzo Casa Maffei, e proseguendo per arrivare ai giorni nostri con Santa Marta. Certo. E questo sarebbe una cosa
per Verona, io credo, buon. Provate a pensare perché, diciamo, non è molto accettata l'arte contemporanea. Allora, il mio parere. Prego. Infatti, il mio parere è questo. È che in Italia abbiamo due fatti, uno positivo e uno negativo. Il positivo è che abbiamo il 65% dell'arte fino all'Ottocento. A livello mondiale non c'è stato che ha un patrimonio artistico come il nostro. Però questo è anche una palla al piede. È un freno tremendo da un punto di vista, no? Perché se uno lo chiede qualsiasi, ti dice che questa è arte, quella lì è una presa in giro. Per ben che vada, ti dice presa in giro, perché sennò già anche lì nell'università c'è stato un po' di... Perché non, logicamente non tutti, perché non, ma, non vediamo niente. L'altro negativo è che non abbiamo l'arte contemporanea sviluppata come nelle altre, a Londra, vero? Verissimo. Ecco. A Londra, a New York, a Parigi, eccetera, la hanno, e hanno loro meno storia della nostra. Pertanto non hanno una palla al piede come abbiamo noi, perché è una palla al piede che abbiamo questa dell'arte antica. Che se ne dica? Il discorso è che dobbiamo cercare di mantenerla questa, per carità, magari che tutti avessero questo patrimonio, no? Mantenerla, ma sviluppare la conoscenza dell'arte contemporanea. Quando è stata annunciata quella mostra lì a Santa Marta, mi hanno telefonato due colleghi collezionisti d'arte contemporanea, molto bravi. Io conosco della gente che ha una collezione incredibile. Mi ha detto, ma sei pazzo? Ma te la rovinano tutta? Vedrai cosa succede? E mi hanno detto, io rischio. Rischio perché, e io non credo quello che dici tu, che me la rovineranno, eccetera. No, no. Io credo che passerà forse del tempo, ma ci sarà anche coloro che l'apprezzeranno. E ma staremo a vedere il tempo, ma io ho fiducia, insomma. Ma infatti, vedere. Per fortuna, è comunque una mostra che, da quello che ho capito, durerà nel corso di 5 anni, quindi ci sarà anche modo, sarà anche interessante vedere magari al termine dei 5 anni o mezza via qual è. Ma io stata... prima. Certo, assolutamente. Ma qual è stata, diciamo, un po' l'evoluzione del rapporto con la mostra, ma anche non solo dei giovani, ma anche di tutti i cittadini veronesi. Il fatto, per esempio, che vengono, non è da poco conto, che vengono gli amici del Castelvecchio, per esempio, no? Mm-hmm. Che è un gruppo notevole, no? Di personaggi di Verona, eccetera, che vengono a vederla. Ma perché il punto cruciale è che non abbiamo visto niente di arte contemporanea. E quando questo, i miei colleghi hanno detto, ma te la distruggono? No, no. Dico, secondo me anche coloro che non presteranno nessuna attenzione a quelle opere lì, perché passeranno, però involontariamente il loro occhio ha guardato. Sì, e qualcosa, e quando li vedrà, non sarà più una cosa veramente straordinaria e da biasimare, ma cominceranno a pensarci. E vi racconto un fatto a tal proposito. È venuto a casa mia, ho invitato a una cena un mio amico cliente, che lui a casa antica, cioè un industriale. E quando è venuto dentro mi ha detto, ma seriamente, siamo amici, pertanto. Boh, pensavo di avere un commercialista serio finché non ho visto quanto ho attaccato al muro. Io ho detto, non so cosa faccio.
Allora, ho due tavole del 600, ancora dei vecchi, e io le ho tirate fuori e le ho messe in bella vista, attorniato da tutti gli altri, e l'ho rinvitato a cena. Ah, quando l'ha vista, ah, finalmente hai capito qualcosa. E io le ho detto, dimmi perché questa è arte e questa non è arte. Perché c'è la figura. No, gli ho detto. Perché ci sono i colori. No, gli ho detto. E è rimasto lì. Sai cosa ti dico? È perché tra questa, che vicino c'era quella dei nostri giorni, tra questa e questa ci sono quattro secoli. Siamo amici e pertanto mi sono permesso di dirle, di dirgli, sai cosa ti dico? Che vuol dire che sei indietro di quattro secoli. Ed è la realtà questa, signore. Perché non aveva mai visto niente prima, no? Non si... No, ma è vero, ma... No, assolutamente. Cioè, è più difficile, ma è... Cioè, è più difficile approcciarsi comunque, anche perché poi nel percorso anche che fai banalmente nelle scuole non si tocca come... Per cui si parte con degli schemi anche a livello artistico che sono chiusi, sono delle scatole chiuse per cui uscire... Il primo passo credo che sia riuscire a rimanere un po' destabilizzato da quello che vedi e porsi delle domande. Cioè non è sbagliato secondo me pensare che la prima domanda sia ma questa è arte o non è arte, è un primo passo per poi capire, sì, per entrarci dentro, perché effettivamente spesso e volentieri, almeno dal mio punto di vista, è difficile proprio comprendere alcune opere, anche alla mostra Santa Marta. Poi quello che mi piaceva, quello che dicevi te prima, intanto tu guardele, esatto, infatti. Questo è il punto cruciale, capito? Il fatto che tu le assimili involontariamente, capito? E dopo dico un'altra cosa. Se tu devi essere, che so io, come sono stato io, operato di cuore, vai dal pediatra, o vai dal meniscalco, o vai dal ciabattino, oppure vai, cerchi di andare dal cardiologo e dal cardiochirurgo più importante possibile che ti permette o no. Qua no, capito? Qua noi ci permettiamo di sentenziare come che fossimo il miglior e ti dicono, ma tu fa così, no? Sì. Non so questo, se l'esempio... No, anche certo. Perché questo poi, questo discorso qua non vale solamente per l'arte contemporanea. No, ma vale per tutto, no. Ma perché nelle altre, quello che io dico io, nelle altri settori, no, tu vai nel miglior professionista che è. Qua no, capito? Qua ti dicono che questa è arte, questa non è arte. Il primo, ma anche che scrittore, giornalista, eccetera. Però pensare, se tu leggi i giornali, per esempio, adesso i giornali cominciano, dico da qualche anno, a far sì che gli articoli di arte li scrivono certi che seguono l'arte contemporanea. Ma prima scrivevano quelli che cosa scrivevano? Ti dicevano così, ti raccontavano. Sì, esatto, vedere questa cosa, non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta, ecco, non sì, mi è sì, piaciuta sì. O ti è piaciuta, capito? Certo. Cioè, ma allora io azzarderei a questo punto a chiederti una definizione di Giorgio Fasol di che cos'è arte contemporanea. Posso? Adesso ti dirò una testata. Arte contemporanea è quello che è oggi. È quello che io... Allora, ti porto un esempio. Dimmi perché nel 1870 gli impressionisti, i migliori quadri degli impressionisti, hanno dovuto chiudere le gallerie dove erano esposti perché se non li imbrattavano. Sì. È identico di quello che succede adesso, né più né meno. E allora siamo intelligenti noi, adesso, dopo un secolo e mezzo, ho capito, che andiamo a vedere le mostre con una prenotazione di 3 mesi prima, facciamo magari la coda, no, per andare a vedere le brutte mostre degli impressionisti. Ma proviamo a pensarci a queste cose, o no? Certo.
una cosa tremenda, no? Se ci pensi. Però il punto cruciale è che noi non prestiamo la giusta attenzione a quello che è e quello che non è. Nel senso che tutti hanno il diritto di fare quello che vogliono, sia ben chiaro, ma è la presunzione di sapere quello che è arte e non è arte. Ci dicono, non lo so, il tempo me lo dirà. Il tempo no. Certo. Il tempo è giudice implacabile. Che poi nel dubbio, insomma... Allora, vi racconto l'altro fatto a proposito del tempo. Certo. Io conosco Sgarbi e l'ho invitato nel 2006-2007, non mi ricordo più, durante la mostra. L'ho invitato perché io facevo con un gruppo di amici a Milano, lui era assessore alla cultura del Comune di Milano. E siccome un'amica, Maria Teresa Ferrari, aveva fatto un convegno insieme alla Besana, ho detto, e mi dice, così l'ho trovata per caso, mi dice, viene a visitare la mostra del Mantegna Sgarbi. Ho detto, andiamo a prendere l'aperitivo, no? E gli parlo del museo di Milano, perché se non lo fa lui, che è insomma, dentro nel campo dell'arte, ed è assessore della cultura, chi vuoi che lo faccia? Che Pinchetti Natalino che non sa neanche... Se non che è venuto all'una di notte a casa, capito? Anziché alle 7 di sera. L'una di notte a casa con 20 persone, non ti dico mia moglie. E finché ho potuto parlare i quattro occhi. E l'ho detto... possiamo darci il tuo, dico, perché tu, quando... Sì, dice. Ti devo dire due cose. Una, tu devi fare il museo d'arte contemporanea. Sii tu il promotore. Ah, no, Giorgio, perché è troppo complicato, non sai questo. Insomma, non hai voglia di farlo. No, non è che non abbia voglia, insomma... Ma qual è l'altra domanda? L'altra che volevo. Ecco, ti do un consiglio davvero amico. Dimmi. Non devi più parlare d'arte contemporanea. Perché perdi solo che punti. Parla dell'arte antica, che è il tuo pane quotidiano, ti sei maestro lì, ma non parlare d'arte contemporanea perché sei una frana. Lui non mi ha detto niente, è venuto in casa. Si è seduto e dopo 5 minuti ha fatto la sceneggiata alla Sgarbi con 20 persone, capito? Perché questo se ero da solo allora mi dice, questa è una collezione becca e via. No, non ha Gnolli che è il miglior pittore del mondo, mentre ha Paolini che è un vetrinista. Io ero lì davanti e per 5 minuti ha fatto sta sceneggiata. Io l'ho guardato impassibile, mi trovavo un momento di grazia. Quando ho smesso, l'ho guardato per un minuto. Però pensa a cosa vuol dire passare un minuto. In religioso silenzio. Tutti gli altri, capito, che si attendevano. Lui si attendeva la solita reazione, no? Invece mi trovava... E ho detto, adesso tu hai parlato, adesso tu ti prego di tacere perché parlo io. Gli altri mi avrebbero fulminato, hai capito? E Gnolli, ho detto, so che è uno dei più bravi pittori, però in particolare, vedi, ho avuto un'occasione di prenderlo, mi hanno chiesto di un quadro bellissimo, 100 milioni, ne avevo 10, gli altri 90 li mettevi tu. Penso che sia argomento superato, vero? Paolini, eccolo qua. Né tu né io né questi signori né i critici di tutto il mondo possono essere giudici implacabili come tu sei stato stasera. Perché né tu né io possiamo dire che questo è un vetrinista oppure che è un artista. Guarda cosa ti dico.
ma io ti lancio una scommessa, lui. Dai, accettala. Ah, sì. Allora, ci troviamo da qua a 10 anni e vediamo se Paolini è ancora richiesto dai musei oppure è andato nel dimenticatoio. Allora, se è andato nel dimenticatoio, sono io che parlo, ti offro l'aperitivo. Però, se invece è richiesto dai musei e questa è la riprova che è valido, allora lo paghi tu. Ma vedi, Vittorio, c'è un particolare. Prova a pensare, se per caso vinco io e che è considerato ancora un artista valido perché è richiesto da tutti i musei del mondo, che io ce l'ho e tu l'hai denigrato, che figura ci fai ora? Non mi ha dato nessuna risposta, non ho salutato nessuno e è andato via. Quello che volevo dirti era proprio questo, capito? Che non possiamo essere sapere che questa è arte, questa non è arte. È solo, sai, in una serie di situazioni che tu, per la conoscenza, io credo per la conoscenza, perché hai vissuto tutto questo, no, perché se io considero il tempo che io ho dedicato all'arte, beh, io stacco la spina, ho un buco a Asiago, stacco la spina 20 giorni all'anno, capito? E dopo tutti gli anni, se io ti dico, ho fatto tardi adesso, più tardi, 10 minuti e capo, non mezz'ora come fai tu, di ritardo, perché? Perché mi hanno telefonato e che non potevo dire basta, ma mi chiedono consigli di questo o quell'altro stadio. Forse. Sì, quindi la La conoscenza. conoscenza è determinante, ma ci sono gallerie che mi chiedono consigli su determinati artisti, no? Ma questo perché? Perché gli anni che io ho trascorso sono tanti, no? Fortunatamente, e pertanto andiamo avanti e vediamo cosa Certo, succede. bello. certo. Devo dirle nell'introduzione, dirti, non so se tu, continuiamo, che nell'introduzione del libretto della mostra, una cosa che ho apprezzato tantissimo è che si vede proprio che è rivolto ai giovani in modo tale un po' anche, cioè, speranzoso nei confronti dei ragazzi. C'è una frase che tu scrivi che è "Il mondo è nelle vostre mani", ed è un po' forse quello che colpisce di più, anche perché indubbiamente è una bella mostra, ma forse quello che io mi porterò a casa è il fatto che sia una mostra di giovani, cioè di artisti giovanissimi e conosciuti, insomma, grazie appunto a Santa Marta, ma anche per giovani, perché appunto è una cosa che, insomma, Io fruibile da sono tutti. fortunato perché, per esempio, lì c'è, non so se l'avete visto, l'opera di Giacconi, che è quella tenda che poi è passata. Sì. Ecco, io l'ho presa, ma così come dopo, diversi, ma faccio l'esempio di questo perché mi è venuto in mente questo. Allora, l'ho presa, è andata, quella fatalità, è andata alla Biennale di Mosca. Giacconi, nel frattempo, è andato ha fatto dei film, ha fatto dei video e adesso è a New York, hai capito? Cioè, se vuoi sono fortunato perché gli dico questo sì, quello lì, così, tu No. no, non te lo dico, no, ti dico che sei brava perché chi lo tengo dentro di me, no, ma una scelta la devo fare, Certo, no? no, E assolutamente, se mi entusiasma un'opera tua e non sua, sei la tua, non guardo assolutamente, capito, assolutamente. La provenienza. la provenienza, cioè io guardo l'opera, no? Io guardo, io ascolto, mi interesso cosa fa, come si comporta nel mondo dell'arte, l'artista, capito? Per esempio, io ho visto una mostra e ho preso un'opera, non l'ho presa, ho parlato con l'artista e mi dice che lui era contrario alle gallerie, perché le gallerie sfruttano gli artisti, tutti i giovani, ma questo no, ma... E io le dico, guarda,
vedi quest'opera qua, mi è piaciuto moltissimo, però io la prenderò quando sei ancora in vendita, quando tu avrai la galleria, la prenderò dalla tua galleria, perché per me è molto importante. E difatti dopo neanche un anno ha avuto la galleria, io sono andato alla galleria e l'ho presa quella qua. Perché per me è molto importante prenderla nelle gallerie e non dagli artisti. Certo. Una delle regole, no. Mm-hmm. Perché? Perché il mondo dell'arte, ma come tutti i mondi, è come un motore. Allora, qui abbiamo 5 ingranaggi, o tutti girano vanno perfettamente, si ingannano uno con l'altro, se no non cessano. Se tu vai a prenderlo dal gallerista, dall'artista, anziché dal gallerista, salti una... È vero che spendi magari il 30% di più, ma caro mio, caro collezionista, ma questo lo dico anche quando ho fatto convegni o talk, sia, lo dico, saltando un ingranaggio tu metti in male uso tutto il mondo dell'arte, certo. Ma soprattutto danneggi l'artista, e danneggiando l'artista danneggi anche l'opera che hai preso, perché non diventerà mai... Ma perché questo? Ce ne sono pochissimi artisti che hanno fatto la strada da soli, eccetera. E però occorrono anni, no, di una qualità eccelsa, no, perché vengono fuori. Perché la galleria intanto, io dico, mi aiuta molto, perché fa la prima scelta. Certo. Intanto da 100.000 ne rimangono 1.000. E questo... È una bella cernita. È una scrematura incredibile, che diversamente dovrei andare alla ricerca, a vedere nello studio, eccetera. Certo. E pertanto non... L'altro è che la galleria promuove l'attività dell'artista, no? Portandolo alle fiere, per esempio, che diversamente come fai tu alle fiere? A farti conoscere internazionalmente, per esempio? Perché l'altro aspetto attuale degli ultimi, dico, sono le fiere, che hanno avuto uno sviluppo che adesso hanno continuato, sono partite, hanno avuto successo e credevano che il mondo continuasse ad avere successo, il loro operato. E invece io dicevo già da 5-6 anni che o loro, le fiere, o si danno un nuovo asset, se no spariscono. Spariranno, insomma, devono darsi, ma tutto... Io credo che non è venuto a caso questa pandemia, perché dobbiamo cambiare letteralmente la nostra mente, il modo di ragionare, il modo di pensare, perché quello che è stato fino a ieri non sarà domani. Ma vediamo il tempo. Cosa sarà? Giudice sempre. Giudice brutale e oggettivo. Bello. Così. Sì. Beh, è stato molto interessante parlare con te e ascoltare, anche perché insomma io, appunto, non essendo del mestiere, ho assorbito tutto quello che c'è da assorbire volentieri. E grazie. Grazie a voi. Giorgio, sì. Grazie a voi. Salutiamo tutti. Sì, andate a vedere la mostra di Santa Marta. Vabbè, perché non è stato assolutamente stato. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Contemporanee. Grazie ancora, Giorgio. Grazie. Grazie a voi. E a presto. E sempre avanti. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Verona è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.